Ciao ragazzi, sono la pazza isterica del video precedente e sto rifacendo il video confronto tra Yuwatase e Mayu Shinjo. Allora, Yuwatase e Mayu Shinjo sono due autrici di shoujo manga e molto diverse tra loro, diciamo, in qualcosa. Vediamo cosa. Allora, io ho conosciuto Yuwatase nel 2003 grazie a questo manga, Yashin Series. Lo direte come nel 2003? Eh sì, perché questa mia edizione di Yashin Series è del 2003 ed è della defunta, ormai defunta Play Press. Mentre ho conosciuto nel 2004, mi sembra. Sì, febbraio del 2004, Strofe d'amore. Allora, innanzitutto come autrici sicuramente la Watase è superiore alla Shinjo. La Shinjo più che altro nei suoi manga mette sesso senza, diciamo, posso dire, senza dare corpo ai personaggi. Sembra una parola che, cioè, insomma, sesso, vabbè. E, mentre invece la Watase, anche se mette qualche scena sensuale, non proprio di sesso, 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 cioè certo di sesso, però diciamo che sensuale non è una cosa volgare, fa più testo la storia, insomma, che queste scene di sesso. Diciamo che la storia è molto più importante per la Watase, mentre per la Shinjo più sesso, sesso, la storia può anche andarsi a far fottere. Allora, praticamente queste autrici sono quelle di cui ho molte opere, ad esempio della Watase, ho Yashin Series, ho recuperato Bushigi Yuki, la sua opera più famosa. Ecco qui il numero 1. Sì, vabbè, il numero 1, scusate. Purtroppo è all'occidentale, non tutte le sue opere, tranne Yashin Series, questi qua. I Madoki, Detta Ikareshi, Alice XIX. E in più ho anche Bushigi Yuki Special, che sarebbe una specie di seguito di questo, cioè non è un seguito, di verità dovrebbe venire prima, va bene, che purtroppo è ancora in corso. Mentre non ho preso la leggenda di Arata, che sta uscendo adesso, e non ho preso, c'era una volta in Giappone, non so perché non mi ispirava, sono tre numeri, magari se lo trovo dentro. Mentre della Shinjo ho Strofe d'amore, Love Celeb e Virgin Crisis. Allora, la Shinjo è troppo presa da innanzitutto le sue ragazze, non tanto qui quanto in questi. Sono troppo. E anche il love uguale sex, no, sex uguale love al quadrato, quello che è. Lei, diciamo, fa questi maschi, li fa tutti assatanati, che praticamente sembrano dei cani in calore che vogliono solo fare sesso. E le ragazze sono delle povere deficienti sottomesse. Nel senso che se i ragazzi in questione dicono A, deve essere A, e se tu ribatti non stuprano, però ecco, stiamo lì. Perché insomma le aggrediscono, le violentano, dopo c'è più di loro, ah sì, così. Stessa cosa qui, anzi qui è anche peggio. Una cosa, diciamo, positiva, io penso che i disegni della Watase sono carini. Sì, buonanotte, della Shinjo sono carini. E queste mani grandi a me sinceramente piacciono. E in più anche il viso di Sakuya è particolare, ma è così allungato perché lui è un meticcio, cioè mezzo giapponese e mezzo americano. La storia di Strofe d'amore è un po' più corposa, cioè diciamo, c'è sempre lei che è un po' rincoglionita, infatti questo è spoiler. Quando a un certo punto uno la stupra, io ho cominciato a fare i salti mortali, ero molto contenta, dato che Sakuya gli diceva sempre non andare qui, non andare lì, stai attenta perché è cattivo, stai attenta qua, stai attenta là, alla fine l'hanno stuprata e io ho ciuffato dalla gioia. Lo so che è una cosa brutta da dire, però non vedevo l'ora, che cavolo, è stupida. Stessa cosa per qui, le sue protagoniste sono proprio delle deficienti, assurde, che vengono sempre sottomesse, cioè lei fa proprio la donna oggetto in un modo assurdo. Che loro più che essere innamorati sembra che l'unica cosa che vogliono fare con queste ragazze è solo sesso e basta, non gli frega niente di quello che pensano. Questo qui invece è un'eccezione. È un'eccezione, basta. Praticamente non so se questo viene dopo Strofe d'amore o prima. Praticamente qui c'è solo una ragazza che evoca accidentalmente il diavolo, non è tanto stupida. Ma che vecchio Strofe d'amore.
non è tanto stupidina, però diciamo che questa è una bella opera, è carina, sono quattro numeri e non è tanto piena di, non so, non è come quello che è tanto superficiale, è molto più carina e genuina. Devo dire che la Shinji è l'unico che vale la pena leggere questo. Mentre la Watase invece, ecco, quest'opera è molto triste, io ho pianto tanto che ne lasciano una serie, sia per i protagonisti, insomma, come avete, qualcuno ha visto l'anime, ma nel manga è anche peggio, sono 14 numeri di tristezza e anche il finale è triste. Questo non lo ricordo particolarmente, devo essere sincera, però mi ricordo solo che era molto, una storia molto leggera e molto carina, si chiama Alice, Alice 19esima, credo che si legga, non credo sia già Alice. Zeta Higaresh invece è molto simpatico, lui è un robot e lei, diciamo così, per sbaglio compra questo robot su internet e praticamente per non pagare, mi pare, 2 milioni di yen, cosa già, insomma, una cifra astronomica, deve tenerlo per testare questo robot, questo prototipo, insomma, cosa del genere. I Madoki è una commedia scolastica. È molto leggero alla fine come manga, non è che sia proprio rilevante, però è carino. Fushigi Yuki, l'opera molto più famosa dell'autrice, lo so che non si dice così, però io dico lo stesso, molto più, che parla di questa ragazza che insieme alla sua amica trovano lo Oddio, come si chiamava? No, lo stavo per dire, uffa. Va bene, un libro, praticamente. Shinji Tenchisho, e praticamente, non so che non si pronuncerà sicuramente così, però vabbè, praticamente si ritrovano dentro il libro, che diciamo, siamo tipo nell'antica Cina in quel libro, e si svolgono lì, diciamo, queste avventure tra il comico e il drammatico, insomma è bello. Ecco, la differenza tra i due dice appunto che la Watase mette, dà molto senso alla storia, dà molto spazio alla storia, alla caratterizzazione dei personaggi, è molto curata, anche se ci sono delle scene veramente, sono manga di oggi, quindi un po' di sesso c'è sempre. Invece la Shinjo è troppo presa nel disegnare scene di sesso e diciamo che ci perde la storia, alla fine il manga annoia perché succedono sempre le stesse cose nei suoi manga, a parte in Virgin Crisis, forse perché sono 4 numeri, non lo so. Però devo dire che una cosa brutta è che purtroppo le autrici come Yuwatase ce ne sono poche, mentre quelle come Mayu Shinjo ce ne sono anche troppe. Ad esempio, l'autrice di Lavidavi, quando ho comprato quel manga, ho detto vabbè, carino, sembra carino, sono 5 numeri alla fine. Cioè, è di una stupidità assurda, c'è cioè una ragazzina che è innamorata di uno, che poi sempre così succede, è innamorata di uno, arriva quello là che è quasi la violenta, lei si innamora di lui, però perché lui considera lei la sua donna subito, cioè decidono a priori che lei è la sua, che loro, che queste ragazze sono le loro donne, e così deve essere. Sinceramente questa cosa è un po' insopportabile in questi manga, cioè arriva il maschio che decide qualsiasi cosa e non lo so, non mi sembra. Cioè, mi sembra molto maschilista sta cosa, non lo so. E diciamo che io penso che i manga di oggi debbano avere, ormai sì, siamo abituati a vedere un po' di sesso nei manga, però penso che negli shoujo, se dessero, oddio, magari se facessero più spazio alla caratterizzazione dei personaggi, a una storia un po' convincente, un po' diversa da tutte le solite storie che abbiamo letto, riletto 3700 volte, verrebbe un bel manga. Ad esempio Blackbird, lo so che vi sto facendo in testa così questo manga, però diciamo che non è il solito stereotipo, cioè sì, c'è la ragazza che viene circondata da bei ragazzi, vabbè, normale, negli shoujo manga come negli shonen sono tutti belli alla fine, dai, su, cioè, mettiamo i puntini su lei, solo che è diversa la storia, nel senso c'è un po' una scena un po' osè, quelle ci sono sempre. Però il manga ha una bella storia, ogni numero che io leggo di Blackbird, mi manca, no, questo non studiamo di Blackbird, cioè ogni volta che leggo questo manga io non vedo l'ora che esce il numero seguente, perché sinceramente mi piace moltissimo, l'ho già letto 2 volte il manga ad esempio, perché mi piace davvero tanto. Mentre manga come Lovey Dovey, Splendid Love Story, questi qui non,
non ti attirano più di tanto. È vero che, per esempio, io ho preso Storia d'amore anche perché era uno dei primi manga con queste scene un po' troppo esplicite, no? Quindi diciamo la novità ti spinge a comprare determinate cose, perché io poi compro, non so se anche voi usate questo criterio, compro sempre manga che la storia non ce l'ho, cioè nel senso, se ad esempio leggo una ragazza, che ne so, una ragazza aliena che arriva nel nostro mondo e fa questo, 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 allora dico, ah, questa storia non ce l'ho, la compro. Se invece che ne so, per esempio Switch Girl, quando ho letto che lei, quando esce con gli altri è tutta precisa e tutto quanto, mentre quando sta a casa, si mette tutta, diciamo, tutta trascurata, eccetera, mi ha ricordato talmente tanto lui e lei, cioè le situazioni di cui lei, Carecano, come volete chiamarlo, che non l'ho comprato. Però purtroppo, allora ripeto, gli shoujo di oggi sono tutti, sono pochi quelli belli, purtroppo, e infatti bisogna stare sempre attenti alle scelte. Allora, io lo so che questo video non era venuto così, avevo messo molte più cose, solo che ecco, l'ho dovuto rifare, quindi è normale che le cose, mi dispiace. Io vorrei sapere voi cosa ne pensate di queste due attrici, di Mayu Shinjo e di Fujiki Yugi, quale opere, sì, Fujiki Yugi, di Iwatase, quale opere avete letto delle autrici, se le avete lette naturalmente. Vorrei anche chiedere dei consigli a voi, nel senso se volete qualche altro confronto, certo, ammesso che ho l'opera naturalmente. Volevo fare a dire la verità, il mio confronto doveva essere tra Mayu Shinjo e l'autrice di Blackbird, solo che siccome di questa autrice ho solo questo manga che è addirittura in corso, non posso fare proprio un confronto fatto bene con un'opera che è in corso, mentre con questa autrice ho tre opere. Allora, ditemi, come ripeto, se volete qualche confronto e ditemi cosa ne pensate di Mayu Shinjo e Iwatase. Chiedo ancora scusa per il video precedente, scusate il mio linguaggio da scaricatore di porto. Ma cioè sono una persona abbastanza gentile, io certi mi hanno detto ma perché non l'hai cancellato? Io non lo cancellavo perché ero un fan della pagina, sembrava brutto cancellarlo così, dico magari cambia, io faccio capire, perché io in tanti modi gentili cerco di far capire alle persone le cose. Quando alla fine non mi capisci né quelle buone né quelle cattive, poi io diciamo che la mia valvolina del cervello che regola quello che dico si rompe, anzi proprio un tilt, e allora io agisco e dico cose che poi mi pento, però ormai sono state dette, quindi è così. Allora, detto questo vi saluto, scusate questo video se è venuto un po' così, purtroppo era venuto meglio quello di prima, però non ci posso fare niente. E domani dovrei fare una recensione su richiesta di Death Note. Darsi pure che la faccia adesso, tanto io intanto prendo queste fantasie strane. Ci vediamo al prossimo video. Scusate ancora, mi dispiace, mi vergogno molto di quel video. Ci vediamo nel prossimo video, che spero sia tranquillo. Ciao a tutti.